Allenamento a porte chiuse per il Teramo in vista della trasferta delicata di Mantova di domenica pomeriggio al Martelli. Lavoro blindato per la truppa di Ugolotti per trovare quella serenità utile al rush finale di campionato che si preannuncia già caldissimo. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto col Gubbio, ma indicazioni maggiori verranno dalla partitella di questo pomeriggio nella quale saranno provati schemi, situazioni difensive e offensive per arginare e creare pericoli ai virgiliani, che sul fronte infortunati non se la passano granché bene. Il dolore al flessore accusato dall'attaccante Matteo Guazzo ha impedito ieri alla punta di allenarsi e a poche ore dal match sembra davvero difficile che possa partire dal primo minuto domenica. Con la Reggiana si è fatto male anche Siniscalchi e anche lui sembra un indiziato a dare forfè, almeno dall'inizio. Lavoro personalizzato anche per altri tre che potrebbero saltare la sfida. Si tratta del difensore Cristini che soffre ancora per un dolore al polpaccio, il centrocampista a raggio Garibaldi che ieri ha effettuato la risonanza magnetica e oggi difficilmente tornerà con i compagni di squadra. Stesso discorso infine per Soligna, che oggi invece sosterrà gli esami strumentali per valutare l'entità del fastidio alla coscia destra. Insomma, 5 elementi che nell'impianto di Graziani sarebbero assenze, se fossero confermati ovviamente, davvero pesanti. Il Teramo ieri ha dovuto fare a meno di Petrella e Sansovini che hanno lavorato a parte e sembra più uno stop a scopo precauzionale per evitare quei peggiori che veri e propri forfè. Dunque Ugolotti potrà contare quasi sull'intera rosa a sua disposizione, considerando anche che i meccanismi con il nuovo sistema sembrano essere molto più automatici. Intanto sabato pomeriggio in casa Teramo, ma c'è da giurarci anche in quella Mantova, si tiferà per la vittoria del Pordenone impegnato al Bottecchia con Lumezzane. Poi tutti o quasi in campo alle 16.30 di domenica, in attesa del posticipo serale tra Forlì e Fano. E lì chi avrà vinto al Martelli potrà accomodarsi per tifare il risultato più adatto alle proprie esigenze.